Vediamo ora i principali metodi delle stringhe. Qua li ho elencati tutti. Vedremo molto velocemente i primi e ci concentreremo un attimo di più sugli ultimi due. Allora, prendiamo la nostra stringa iniziale e vediamo come si comportano questi metodi. Il metodo upper restituisce una copia della stringa convertita in caratteri maiuscoli. Quelli già in maiuscolo, in questo caso non ci sono, non vengono modificati. Attenzione! Ricordiamoci che le stringhe sono sequenze non mutabili. Quindi questi metodi restituiscono una copia della stringa, non vanno a mutare l'originale. Motivo per cui io li posso eseguire uno dopo l'altro, sempre sulla stessa stringa. Quindi facciamo il primo, quindi decommento, eseguiamo. E vedete Paola tutto maiuscolo. Il secondo metodo restituisce una copia della stringa convertita in caratteri minuscoli. Ovviamente la mia stringa è già in caratteri minuscoli, quindi non avrò nessun tipo di... Eccolo qua. Ecco, non avrò nessun tipo di variazione. Se avessi scritto Paola maiuscolo, l'avrei ottenuto tutto minuscolo. Il terzo metodo restituisce una copia della stringa con la prima lettera in maiuscolo, solo la prima, le altre rimangono tali e quali. Ricordate che la nostra stringa di partenza è sempre questa. Il quinto metodo, che è il metodo strip, restituisce una copia della stringa in cui tutti gli spazi all'inizio e alla fine sono stati rimossi. In realtà, ma noi non restituirà esattamente la stessa stringa, in quanto non abbiamo aggiunto spazi né all'inizio né alla fine. Però possiamo modificare questo metodo. Questo metodo infatti accetta anche un argomento che rappresenta un carattere che ad esempio vogliamo rimuovere invece dello spazio. Ad esempio, supponiamo di voler rimuovere il carattere P, che è il primo carattere. Vedete? Ho rimosso il carattere P che si trova all'inizio. Abbiamo poi il metodo questo, find. Il metodo find cerca nella stringa la sottostringa, in questo caso pa, specificata come argomento e restituisce, attenzione, l'indice della prima occorrenza trovata. Quindi dove si trova per la prima volta questa sottostringa? Volendo, sono previsti altri due argomenti facoltativi che consentono di restringere la ricerca a una sottostringa della stringa principale. Allora, 0 perché? Perché dove si trova la prima occorrenza di pa in Paola, esattamente qui la trovo subito in posizione 0. Andiamo a replace. Il replace restituisce una copia della stringa in cui tutte le occorrenze della sottostringa old sono sostituite dalle occorrenze della sottostringa new. Quindi al posto di pa minuscolo voglio pa con la P maiuscolo. Eccolo qua. Abbiamo poi starts with, restituisce true, vero. Se la stringa inizia con il prefisso, passato come parametro, come argomento, in questo caso sarà invece false, perché la nostra stringa comincia con P, non con B. Analogamente, abbiamo il metodo endswith che verifica se la stringa termina col carattere specificato come argomento, e in questo caso è vero. Entrambi i metodi, starts with e endswith, prevedono altri due parametri, altri due argomenti, start ed end, facoltativi, che consentono di restringere la ricerca a una sottostringa della stringa di partenza. Abbiamo poi il metodo count, che restituisce il numero di occorrenze di un carattere o di una sottostringa nella stringa. In questo caso saranno due. Concentriamoci un attimo di più su invece gli altri due metodi, che sono il metodo split e il metodo join. Allora, codice. Il metodo split consente, attenzione, di dividere una stringa in parole, generando una lista
nella quale gli elementi sono le parole provenienti dalla stringa. Prendiamo ad esempio la stringa S costituita ciao, mi chiamo Paola. Utilizziamo il metodo split, quindi S.split. Questo metodo restituisce esattamente una lista. Facciamo lista uguale e poi facciamo di print lista. Eseguiamo, vedete, una lista costituita da tutti gli elementi della nostra stringa. Il metodo join può essere considerato invece l'opposto del metodo split, perché partendo da una lista crea una nuova stringa di testo concatenando tutti gli elementi. Quindi noi abbiamo già, ad esempio, la nostra lista. Vogliamo concatenare e ricostruirci la nostra stringa. Allora attenzione, un metodo un po' particolare, perché l'oggetto che chiama il metodo è il carattere separatore che vogliamo della nostra stringa. In questo caso il carattere separatore è uno spazio, quindi lo posso chiamare sep e mi costruisco lo spazio sep.join e la lista è il parametro che passo come argomento. Facciamo adesso, chiamiamola S, scusate, questa è la nostra stringa 2 e facciamo un print di S2. Vediamo. Eccolo qua. Se io, ipotesi, avessi voluto costruirmi una stringa in cui il carattere separatore fosse non lo spazio, ma ad esempio la virgola, avrei potuto fare in questo modo. E vedete, ciao virgola, mi virgola, chiamo virgola Paola. Perfetto. Abbiamo terminato anche il metodo join. Passeremo nel prossimo video a parlare delle liste.